me somebody. Amici di Guria Web.tv, rieccoci a parlare di sport, ma non solo di sport, come caratteristica di una manifestazione che è entrata nel cuore non solo di Albenga, ma direi di tutto un comprensorio. Parliamo di San Giorgio Sport Show, giunta alla 19ª edizione, che prenderà il via mercoledì 14 e chiuderà i battenti domenica 18. E qua con me ho colui che ha ideato questa grande manifestazione, questa bellissima manifestazione, ovvero il generale Riccardo Bilotti. Grazie Riccardo, Stefano, grazie di essere con noi. Grazie a te di avermi dato anche questa possibilità, come tutti gli anni naturalmente, e sono gli ultimi giorni di allestimento di questa manifestazione. Gli ultimi giorni di fatica, tanti particolari veramente, da mettere veramente, insieme, veramente. Perché c'è tanto sport ma anche tanti servizi, sì, tante informazioni. E noi, i nostri validi uomini in divisa, a parlarci di loro, della loro attività. Abbracciamo un po' tutte le attività che i giovani vorrebbero trovare o trovano nella società, quindi la promozione, le onlus, lo sport, la cultura, gli hobby. Veramente tante attività diversificate. Gli hobby lo sai benissimo, sei già venuto tante volte, vediamo gli amanti del trenino che non sono bambini, non sono bambini, no, anzi. E giocano tutta la sera con questi trenini, sono dei plastici meravigliosi, veramente hanno realizzato poi tutta la ferrovia, volevano realizzare la finale Andorra, ma per il momento l'hanno realizzata ancora a mare. Il raddoppio monte, eh? E chissà se mai lo vedremo. Senti Riccardo, tante particolarità animano e contraddistinguono questa manifestazione. Certo. Innanzitutto una grande offerta sportiva e poi le novità particolari, peculiari di questo. Sì, abbiamo naturalmente le arti marziali, le ginnastiche artistiche, il basket, il tennis, che si alternano in tutte le cinque le serate, sotto forma di dimostrazioni, di tornei, di stand. Dimostrare io, perché è chiaro, non possiamo rappresentare un po' tutte le attività, perché gli spazi sono pochi. E poi abbiamo le forze armate. Le forze armate, sono già 2 anni che accumuliamo le forze armate con le associazioni combattentistiche. Abbiamo realizzato un grosso stand sia per i carabinieri, e quindi l'associazione Arma Carabinieri, l'aeronautica. E vorrei aprire un attimino anche gli amici, i tuoi amici, ecco, sì, volevo parlare poi dopo con i paragrottisti. Ne parliamo dopo. Vai, no, vai, invece vai. Abbiamo toccato l'aeronautica. Noi martedì sera l'aeronautica militare, l'associazione Arma Aeronautica, non è naturalmente inserita nello Sport Show, però faremo una serata di beneficenza con una cena alle 19:30. E poi il concerto della fanfara dell'aeronautica militare alle 21, sempre negli spazi di San Giorgio, e il ricavato andrà in beneficenza alla Croce Bianca. Quindi di Albenga. Un'iniziativa sì, è un'iniziativa, diciamo, dentro l'iniziativa. Quindi ricordiamoci martedì sera. Ecco, c'è un momento dedicato anche a quella grande figura che noi abbiamo amato per tanti decenni, che è stato il presidente del CONI emerito, il comandante Leglio Speranza. Sì. Viene ricordato espressamente. Verrà ricordato con qualche parola, e non voglio togliere, diciamo, è una cosa che sto studiando, anche perché ieri sera. Lasciamo lì questo loro di riservatezza. Esatto, di riservatezza. Ieri sera ho parlato con i 2 figli, perché erano presenti all'inaugurazione a Savona di una sala del CONI intestata alla memoria di Leglio Speranza. Poi devo dire, lui mi ha seguito in tutte le edizioni del San Giorgio Sport Show. C'è sempre stato vicino, ci ha seguito. È giusto ricordarlo. Quindi quest'anno verranno anche i figli. Penso che, anzi, ho pregato il figlio di dire 2 parole, perché poi ragazzi lui li esortava con le sue parole. Speranza. Era uno stimolo. Senti, c'è qualcosa di particolare, sì, un percorso, mi hai detto, vero? Sì, un percorso, l'ho chiamato percorso educativo, che si ricollega un po' al mio trascorso militare. Io ho fatto tante volte il percorso di guerra, però l'ho trasformato in tutti gli ostacoli, li ho trasformati in situazioni di emergenza. Cioè, in pratica, i vari ostacoli rappresentano il crollo di un edificio, come può essere l'albergo che abbiamo avuto tempo fa, il guado di un fiume,
un incidente stradale. Io rappresenterò una macchina ribaltata dove i ragazzi entreranno dalla porta posteriore destra e dovranno uscire dalla porta anteriore sinistra e vedere. Calcoliamo anche il tempo, perché poi facciamo assolutamente, ecco, quindi questo... momenti di emergenza, ma momenti, certo, anche dedicati alla vera e propria sopravvivenza. È inserito nel contesto della palestra della sicurezza, dove noi vogliamo educare, diciamo, i ragazzi sia all'educazione stradale, alle situazioni di emergenza. La palestra della sicurezza, sai che è formata dalla Croce Rossa di Cereale, dalla Protezione Civile e dal... c'è anche una scuola guida che ci farà da supporto a questo, diciamo. E poi abbiamo tante altre cose, le ginnastiche artistiche, abbiamo tante altre cose. I giochi di ruolo. I giochi di ruolo, che faremo anche delle gare. Il momento, giusto per ingolosire chi ci sta guardando in questo momento, il momento culminante, o quello più ghiotto in assoluto che tu ritieni tale, Riccardo? Tutti e cinque i giorni, se ti posso rispondere. Sì, c'è tante varietà di offerta, tante varietà, soprattutto i giovanissimi, certo, sono sempre venuti volentieri, le varie palestre di roccia, poi... Palestre di roccia, sì, quest'anno avremo gli alpini di Fossano, e grazie, devo ringraziare il comandante della Torinese, perché ci ha concesso sia la palestra di roccia e sia il ponte tibetano. Benissimo. Quindi per motivi di spazio non sono riuscito ad ospitare 100 metri di pista da sci sintetica, ma solo per motivi di spazio l'anno prossimo provvederemo. Chissà. Va bene, siamo arrivati dunque al termine di questa bella chiacchierata. Vi ricordo Riccardo Bilotti, generale Riccardo Bilotti, organizzatore di San Giorgio Sport Show, che avrà luogo da mercoledì 14 con apertura alle ore 19 sino a domenica a serata inoltrata. Inoltrata con la maina bandiera alle 23:55. Ci vediamo in radio lunedì. Certo. Grazie a voi di averci seguito. Grazie ci a te, vediamo Stefano. Un'altra puntata sia di sport ma anche di altri argomenti.